Intanto mi dichiaro un non esperto in materia, infatti io, da tanti anni, quando voglio capirci qualcosa del sistema previdenziale, chiedo ad Alberto Brambilla. Intanto faccio i miei complimenti e ringrazio sinceramente lui e Itinerari Previdenziali per questo rapporto. Io credo che noi abbiamo bisogno di dati, ed è su questo che vorrei soprattutto focalizzare il mio breve intervento, soprattutto quando sono raccolti, descritti in modo accurato, direi quasi scrupoloso, come in questo caso. Ne abbiamo bisogno sempre, soprattutto quando riguardano voci consistenti del nostro bilancio, e questo è un caso, e quando abbiamo bisogno di decidere. Io sono di scuola inaudiana, per cui penso che per deliberare bisognerebbe conoscere. In questo forse c'è complice anche un po' il mio vecchio mestiere di ricercatore, ma di questo sono assolutamente convinto. E soprattutto in un'epoca in cui sembra che le decisioni, e tante volte purtroppo accade, si prendano sulla base di slogan o di semplificazioni. Così si fanno dei danni enormi ai quali poi è difficile porre rimedio. Non li cito, ma ognuno ci può pensare, gli vengono in mente. Io vorrei soprattutto soffermarmi su alcuni elementi puntuali che ruotano sul tema che mi sembra che Alberto Brambilla abbia chiaramente detto, che è il tema dell'assistenza. Perché? Mi sembra chiaro, allora poi dirò qualcosa anche sul tema pensioni e sanità, ma velocissimamente. I dati sulla spesa sanitaria li abbiamo e ne abbiamo anche il controllo. I dati sulla spesa pensionistica anche, mi sembra di capire che esista ancora una notevole nebulosa sul fronte dell'assistenza, nel senso che abbiamo evidentemente, quantomeno per la parte dello Stato centrale, il dato macro, più difficilmente abbiamo un dato complessivo, compreso quello degli enti locali. Non abbiamo un'anagrafe dell'assistenza, mentre l'abbiamo del sistema pensionistico, del sistema sanitario, non abbiamo un'anagrafe dell'assistenza. E questa io credo sia una priorità assoluta. Allora, si è detto giustamente prima, abbiamo una prestazione per ogni famiglia, però insomma, da ricercatore io diffido delle medie prese in assoluto, perché rischiano, come in questo caso, di essere le medie di Triulussa. E non riguarda soltanto la parte assistenziale qui, pensiamo a tutto il tema anche dei servizi sociali, che fra l'altro, essendo strutturati sull'offerta e non sulla domanda, capita che in una famiglia di 5 persone possiamo avere 7-8 servizi che intervengono. Sulla stessa persona abbiamo più servizi che poi manco si parlano. Questo fra l'altro è anche una fonte di spreco e di inefficienza, oltre che di mancata cura, fra l'altro. Ma noi non sappiamo a chi vanno le prestazioni esattamente, in una famiglia quante ce ne sono. Insomma, credo che questo sia il modo migliore per avere scarsi risultati e molta inefficienza nella spesa. Legato a questo occorre un monitoraggio, perché se abbiamo un monitoraggio possiamo avere anche indicazioni sulle riforme da fare, altrimenti si rischia di farle al buio. Faccio un esempio su un tema che è di grande dibattito oggi: reddito di cittadinanza o reddito di inclusione. Se noi non abbiamo l'anagrafe dell'assistenza, se non abbiamo il monitoraggio, rischiamo di fare una politica che introduce nuovo debito o che taglia magari invece risorse che sono su politiche effettivamente utili, per metterle appunto in una nebulosa. Al netto di chi di essere culturalmente a favore o contro, vorrei fare un discorso probabilmente neutro e tecnico, cioè se non sappiamo a chi vanno,
mi sembrerebbe un azzardo oggi. Altro elemento è il tema dell'ISEE. Giustamente diceva Giuliano Poletti, è stato migliorato. Io credo sia stato molto migliorato rispetto a prima. La recente riforma dell'ISEE sicuramente ha migliorato questo indicatore. Io penso che vada ulteriormente migliorato, perché per diversi elementi. Primo, pesa troppo il reddito. Secondo, il dato sul patrimonio è fortemente discutibile, per un motivo molto semplice, che visto che il patrimonio degli italiani è nella casa e noi non abbiamo un catasto fatto come Dio comanda, in realtà facciamo fatica a stimarlo. Poi, invece, personalmente ritengo anche che tenga ancora troppo poco conto della famiglia e delle sue situazioni. Penso che le famiglie numerose, ad esempio, siano fortemente penalizzate rispetto alle altre. E questo lo dico anche in ragione di quello che diceva Giuliano Poletti sul tema serio della natalità. Io penso anche che si potrebbero utilizzare anche altri indicatori. In fondo, un indice di situazione economico equivalente cosa dovrebbe valutare? Non il patrimonio e il reddito, ma il tenore di vita. L'indicatore di una situazione economica si chiama tenore di vita. Ci sono indicatori che possono definirlo molto meglio del patrimonio e reddito, soprattutto in un paese in cui il patrimonio non sappiamo bene com'è, perché non abbiamo un catasto come si deve, e sul reddito, ha detto la slide di Alberto Brambilla di prima, mi sembra molto chiara. Vado verso la conclusione con altri due spunti. I conti, uno sulla questione delle pensioni. Allora, i conti li abbiamo visti, sono in linea. Però io ho un auspicio, questo da tanti anni, questo credo che fra l'altro l'origine di questo auspicio nasca da aver ascoltato Alberto Brambilla una quindicina d'anni fa, o qualcosa di più. Io penso che si dovrebbe evitare, e purtroppo lo facciamo ancora, di mettere sulle politiche pensionistiche carichi che dovrebbero invece andare sulle politiche passive del lavoro. Perché sia per una lettura migliore dei dati, ma questo è relativo, ma anche per togliere qualche sospetto dell'Europa, qualche lettura che non, in Europa viene fatta in modo distorto, accennava prima Alberto alla vicenda della riforma Fornero, perché è vero che noi abbiamo sulle pensioni una spesa che in realtà dovrebbe stare sulle politiche passive del lavoro, non sulle pensioni. L'ultima nota la faccio invece sulla sanità, che è vero che è in linea, tiene eccetera, però anche qui, come c'è una dinamica nel mondo del lavoro, come c'è una dinamica legata a questo, sulle politiche pensionistiche, c'è anche una dinamica sul sistema sanitario. L'aumento dell'aspettativa di vita. Uno stato di salute che migliora ma non quanto si allunga la vita, l'aumento delle malattie cronico-degenerative, la tecnologia che consente di cronicizzare malattie che fino a poco tempo fa, grazie a Dio, erano incurabili, io credo che ponga sul serio intanto un problema, che è il problema dei costi del long term care. Perché? Rischiamo che tra 20-30 anni le nostre regioni si occupino solo di sanità. Abbiamo un sistema sanitario che è ancora impostato come quando la vita media era diversa da oggi, e la tecnologia e la, grazie a Dio, la ricerca medica non era in grado di fare quello che fa oggi, e quindi forse sarebbe il caso di riflettere anche in questo caso di come cambierà il mondo, e lo sappiamo,
anche a fronte dell'invecchiamento della popolazione, soprattutto in un paese in cui la popolazione anziana pesa molto di più che in altri. E un'altra cosa, io spererei che finalmente si inizi ad adottare un altro sistema di valutazione del management della sanità con un metodo un po' più scientifico, perché se continuiamo a guardare i risparmi di oggi e non investiamo mai in tecnologia e in innovazione, alla fine ci neghiamo anche quei risparmi invece che ci consentirebbero di fare le cose un po' meglio, ma questo è un altro discorso. Quello sul long term care credo che sia un dibattito che in questo paese esiste nei convegni da 20 anni, ma nessuno ha mai iniziato a pensare seriamente ad affrontarlo. In Germania l'hanno fatto per tempo e credo che per una sostenibilità del nostro bilancio della sanità comunque sia una scelta imprescindibile, perché poi gli effetti non si vedono, si vedono dopo anni, non si vedono immediatamente. Grazie ancora, chiedo scusa se sono stato troppo lungo.